Una 3 giorni dedicata alla musica, all'arte, alla filosofia e alla creatività. È andata in scena ad Urbino, la prima edizione di Alexei, il Festival Ideale, un evento che da venerdì a domenica ha ospitato più di 80 artisti nei luoghi più suggestivi del centro storico. Tra questi il collegio di Palazzo Raffaello, l'ex monastero di Santa Chiara, la fortezza Albornoz e la rampa elicoidale, dove si è svolta la cerimonia d'apertura. Grande soddisfazione della direttrice artistica e ideatrice del festival, Cristina Magnanelli. Abbiamo pensato di iniziare da qui, visto che quest'anno saranno celebrati i 600 anni del Duca di Montefeltro. Abbiamo questo splendido oggetto, anche molto simbolico, il megafono di Fellini, che rappresenta in qualche modo quello che noi vogliamo svelare, appunto il tema principale del festival, che la Letzeia è lo svelamento. Quest'anno parliamo del mito, quindi i due concetti chiaramente sono molto legati. L'arte può parlare e può far vedere il mondo, bisogna un po' starci dietro, quindi è quello che cerchiamo di sviscerare da qua, e farlo da Urbino è molto importante per creare un mondo ideale. Presenti all'inaugurazione del festival anche rappresentanti di una micronazione piemontese, il Ducato del Bardo, che ha conferito a Urbino la cittadinanza onoraria per la sua bellezza. Alla bellezza di Urbino, perché rappresenta un po' l'ideale, e non è solo la città fatta dalle mura o dai suoi boschi, ma rappresenta un po' tutto quello che è la cornice di questo spazio meraviglioso. Siamo quindi onorati di essere in questo luogo, in qualche modo abbiamo voluto omaggiare quello che è la missione più importante nel mondo di oggi, ormai degradato, che è l'arte come mezzo per vincere il degrado, e quindi per portare bellezza e emozione al cuore delle persone innanzitutto, e poi a tutto l'ambiente che viene circondato da queste persone. E dopo il successo della prima edizione, ora si guarda al futuro con una grande apertura ed appoggio anche da parte del comune di Urbino, che ha patrocinato il festival. Un festival ricco di iniziative, come dicevo prima, innovative, culturali, artistiche, e Urbino proprio come città ideale è il luogo perfetto per organizzare una manifestazione di questo tipo. Con Cristina, l'organizzatrice di questo festival, crediamo che possa essere un primo passo per poi organizzarne anche altre edizioni nei prossimi anni, e ci auguriamo veramente che questa manifestazione possa caratterizzare ancora di più Urbino proprio come città ideale.